Il secondo convegno per gli studi di politica internazionale al Castello Sforzesco, inaugurato dal ministro per gli affari esteri Conte Galeazzo Ciano. Nella solenne adunata il partito e l'istituto di cultura fascista erano rappresentati dal barone onorevole De Francisci, l'Accademia d'Italia e il Senato dal loro presidente senatore Pederzoni, l'Istituto Italiano di Diritto Internazionale dal primo presidente della Corte di Cassazione senatore Mariano D'Amelio. Il ministro, accompagnato da Sua Altezza Reale il Conte di Torino e dal maresciallo Badoglio, ha fatto il suo ingresso nella fastosa sala tribuziana, dove, dopo il saluto del presidente dell'istituto, ministro di Stato Pirelli, ha pronunciato un forte discorso illustrante la politica dell'Italia imperiale nel mondo.